Bentornati yogi sul mio canale, io sono Yoga con Luna o Luna e sono qui oggi per guidarvi in una pratica yoga molto gentile dedicata agli inarcamenti. Per la pratica di oggi ci serviranno due mattoncini, i supporti yoga servono non solo a facilitare alcune posizioni ma anche a percepirle con più consapevolezza e intensità a livello del nostro corpo. Quindi, se non li avete, vi invito a usare anche due grossi libri che possono andare comunque benissimo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale di YouTube per rimanere aggiornato su tutti i nuovi video di pratica yoga e non solo in arrivo qui sul canale. E vi ricordo inoltre che potete abbonarvi al mio canale a sostegno del mio lavoro e io vi ringrazio infinitamente di cuore. Potete decidere se abbonarvi a un prezzo davvero irrisorio a sostegno del mio lavoro, oppure abbonarvi per accedere a una library grandissima di pratiche registrate del mio videocorso di yoga e chakra, di workshop ed eventi che ho pubblicato in modo inedito e privato per i miei yogis abbonati qui sul canale. Vi ricordo inoltre che sono in arrivo tanti nuovissimi contenuti, quindi vi invito a dare una sbirciatina qui nell'info box. Se inoltre desiderate praticare con me in presenza o online, visitate il mio sito yogacolluna.com. Iniziamo la nostra pratica nella posizione di Balasana, il bambino. Portiamo i piedi uniti, separiamo le ginocchia fra loro e qui iniziamo a scivolare con le braccia in avanti. Già da qui può servirci un mattoncino, magari portiamo qui la fronte, allunghiamo bene le braccia, rilassiamo le spalle, rilassiamo il cuore, chiudiamo gli occhi e ci connettiamo alle sensazioni del nostro corpo in questa posizione. Cerchiamo di connetterci al momento presente, al qui e ora. Lo yoga ci invita costantemente a ritrovare questa radice. Nel momento presente noi siamo presenti. Essere presenti significa essere consapevoli della nostra vita, vivere una vita davvero a pieno e non nelle proiezioni della nostra mente che sono costantemente proiettate ad un passato che non esiste più, che magari ci tormenta, ci assilla, e neanche ad un futuro, alle ansie, alle preoccupazioni che ancora non esistono, non si sono ancora verificate, quindi non sono reali. Il nostro respiro è la chiave per rimanere qui ancorati al momento presente. Quindi il respiro nello yoga entra ed esce dalle narici, lungo e profondo, e rilassando il nostro corpo, liberandolo dalle tensioni, da tutto ciò che accumuliamo e somatizziamo qui nei nostri muscoli, nelle nostre articolazioni, possiamo in qualche modo liberare la mente. Il nostro corpo è un nostro tempio sacro. Se ce ne prendiamo cura, la mente che vi dimora può essere serena, libera e felice. E viceversa. Quando riusciamo a coltivare la qualità dei nostri pensieri, grazie allo yoga, grazie al nostro respiro, a un'attitudine della mente diversa, presente nel qui e ora, il nostro corpo si può lasciare andare, quindi ogni tensione svanisce in questo viaggio di infinita consapevolezza ed esplorazione di chi siamo. E lo yoga ci invita gentilmente ad evolverci, a essere sempre la versione migliore di noi stessi. Dedichiamo quindi questa pratica, questo sankalpa, questo semino nello yoga all'apertura, un invito gentile a portare dentro di noi qualcosa di nuovo. Facciamo ancora un bel respiro profondo, magari possiamo togliere il mattoncino qui, andare ancora un po' più in profondità nella posizione e poi lentamente, una vertebra alla volta, srotoliamo la colonna, portiamo qui i polsi sotto la linea delle spalle, avviciniamo le ginocchia sotto la linea dei fianchi,
e iniziamo la nostra pratica con un dolce Marjariasana gatto mucca. Prendiamo i mattoncini e li teniamo sotto le mani. Potete tenerli all'altezza più bassa oppure, per incrementare un po' di più la sensazione, magari altezza intermedia. Da qui, dorso dei piedi a terra, punto il coccige verso l'alto, inspiro, apro il petto e sento il cuore che scende nello spazio fra le braccia. Quando espiro, punto i piedi, arrotondo, faccio una bella gobba e porto il mento verso il petto. Ci muoviamo qui per prendere ancora più consapevolezza del nostro respiro. Lasciamolo scorrere fluido. Quindi percepiamo la nostra colonna che si muove al ritmo del respiro. Nello yoga prana, energia vitale, e il nostro respiro è proprio un nutrimento che va a portare spazio fra una vertebra e l'altra. E lavorando col respiro in connessione al nostro corpo possiamo essere liberi da ogni tensione. Quindi percepiamo questa energia che pervade il nostro corpo. Quando inspiro il nostro cuore si apre e sento quest'aria fresca che entra all'interno, un'aria di novità, di qualcosa di nuovo che ci apre. Quando espiro butto fuori tutto ciò che non mi serve, inspiro, apro ed espiro, butto fuori, allontano qui. Rilasso in questa posizione con la gobba del gatto, faccio un piccolo no con la testa per lasciare andare tutte le tensioni, spingo bene sia con le mani che con i piedi il tappetino, poi ritorno in posizione neutra, dorso dei piedi a terra, mi porto nella posizione del quarto chakra con i blocchi, vado a portare i gomiti sui mattoncini, unisco i palmi delle mani. Il bacino rimane sempre in linea con le ginocchia, quindi controllo di avere un bell'angolo spazioso qui e scendo con il busto verso il tappetino, lascio andare la testa e il petto nello spazio fra le braccia, spingo bene con i gomiti i mattoncini, le mani le porto in direzione della nuca, fra le scapole, possibilmente. Posizione di Anjali Mudra. Mudra è il gesto sacro delle mani, Anjali, preghiera, e ci ricorda appunto di onorarci, quindi mano sinistra contro la mano destra, sentiamo il calore, l'energia che stiamo creando fra i palmi di queste mani e portiamo dentro di noi questo senso di onore. Siamo qui sul tappetino come se fosse uno specchio per osservarci e notare quali sono le nostre tensioni, come mai ci sono, cosa possiamo lasciare andare oggi per portare dentro di noi quest'aria di novità, questa energia nuova. Scendo ancora leggermente di più con il petto verso il basso e al prossimo inspiro possiamo stendere entrambe le braccia, rimaniamo ancora un istante in questa posizione del quarto chakra. Con le braccia bene tese, come se volessimo afferrare un oggetto lontano, scendiamo ancora un po' di più. Qui possiamo portare sempre la fronte verso il tappetino. Chi non ha problemi di cervicale può sfiorare la terra con il mento. Sempre in modo molto rilassato, faccio ancora due respiri. Sento le spalle che si allungano, il cuore che vuole toccare terra. E poi lentamente salgo su, tocco il tappetino con le mani, scivolo ancora un istante in balasana, la posizione del bambino. Quindi percepisco il lavoro che ho fatto sulle spalle e sulle braccia e al prossimo inspiro torno su. Da qui abbiamo le mani leggermente più in avanti rispetto alla linea delle spalle, questa posizione riusciamo a trovarla appunto nella posizione del bambino, quindi un bel allungamento delle braccia, non sposto le mani, torno su, punto i piedi, posizione di Ashtanga Namaskara, Ashtanga 8 punti, quindi vado a toccare il tappetino con il mento e il petto, i gomiti sono stretti, il coccige sollevato, poggio tutto il corpo a terra. 8 punti perché sto puntando i piedi, quindi due piedi, due punti,
Sto puntando le ginocchia, altri due punti, mani, quindi siamo in totale a 6, mento, petto, 8. Poggio tutto il corpo, ruoto le spalle indietro, Bhujangasana, il cobra. Nel cobra i gomiti rimangono attaccati ai fianchi, il collo non è incassato, ma mi apro alla vita, apro il cuore con fierezza dalla terra verso il cielo. Quando espiro, torno in Balasana, la posizione del bambino. Questa sequenzina la ripetiamo ancora per 3 volte. Quindi, quando inspiro, faccio una bella gobba del gatto, vado avanti. Espiro, Ashtanga. Inspiro, Bhujangasana, cobra. Espiro, Balasana, il bambino. Cerco sempre di tenere questo respiro fluido, costante. Inspiro, gomiti sempre leggermente piegati ed espiro. Mi prendo i miei tempi, quindi se ho la necessità di andare con più calma, lo faccio piuttosto meno volte, ma in modo consapevole e osservo come si muove il corpo in questa sequenza. Un'ultima volta, quindi da Balasana alla posizione del bambino, inspiro, vado in quadrupedia e scendiamo nel nostro Ashtanga, quindi posizione degli 8 punti, poggio tutto il corpo a terra e tengo le mani qui sotto la linea delle spalle, ruoto le spalle indietro, inspiro, cobra e qui srotolo dal coccige fino alla cervicale, espiro, torno giù. Anche questo cobra lo ripetiamo ancora per 3 volte. Chi vuole intensificare può tenere le mani sopra i mattoncini e va a praticare Bhujangasana. Tengo i glutei stretti per sostenere la mia zona lombare, quindi tutta la parte frontale del corpo schiaccia bene a terra. Inspiro, apro, espiro, rilasso giù. L'ultima volta, inspiro Bhujangasana ed espiro, torno giù rilassato. Da qui possiamo far scorrere leggermente i mattoncini in avanti, poggio gli avambracci sui mattoncini e mi porto nella posizione della sfinge. Ho i gomiti che sono larghi quanto le spalle, rilasso, spingo bene con gli avambracci a terra e porto il mio respiro al centro del cuore. Chiudo gli occhi, percepisco che ogni respiro che faccio va ad espandere i polmoni, il mio quarto chakra. Cerco di osservare se questa posizione si sente già un po' intensa. In questo caso possiamo semplicemente scorrere un po' in avanti con i mattoncini oppure poggiare gli avambracci a terra. Quindi rimuovo i mattoncini e resto qui. Sarà sicuramente molto più dolce. Chi vuole può provare con o senza mattoncini a stendere entrambe le braccia per la posizione della sfinge. Faccio altri 3 respiri profondi. Tengo sempre il pube ben schiacciato sul tappetino, le mani spingono, il collo rilassato, come se volessi sollevare il cuore verso il cielo. Non pensiamo alla schiena che si piega, ma al cuore che si apre. Lentamente torno giù. Spostiamo i nostri mattoncini, porto le mani sotto le spalle, punto i piedi, vado nella posizione del cane a testa in giù, Adho Mukha Svanasana. Lascio qui le mie mani, punto il coccige verso l'alto e pedalo un po' nella posizione. Quindi vado a sciogliere la parte posteriore delle gambe. Se faccio un po' fatica in questa posizione, posso sempre praticarla con i miei mattoncini. La sensazione è quella di voler spingere i mattoncini lontani e di portare il coccige verso il cielo, il busto verso le cosce. Se ho bisogno, tengo le ginocchia sempre piegate e mi avvicino qui con il busto alle gambe.
Tengo da qui il ginocchio sinistro piegato e lavoro sul portare il tallone destro verso terra. Vado leggermente in rotazione, quindi porto il busto sotto il braccio destro, faccio un bel respirone. E poi facciamo cambio, piego il ginocchio destro, vado in rotazione sotto il braccio sinistro. Devo sentire tutto il lato sinistro del corpo che si allunga dolcemente. Torno da qui al centro, riappoggio le ginocchia a terra e ritorno nella mia sequenzina di Ashtanga. Mani a terra, mento petto a terra. Inspiro, ruoto per Bhujangasana il cobra ed espiro, riappoggio giù leggermente il busto, il cuore verso terra. Da qui portiamo le nostre braccia in diagonale questa volta. Polpastrelli delle mani a terra, sto seguendo le diagonali del tappetino. Bhujangasana, il cobra, con le braccia tese. Quindi quando inspiro spingo bene le mani e apro il petto. Questa posizione si chiama le dita di ragno, cobra con le dita di ragno, qualcosa del genere. Noi sentiamo semplicemente un'apertura ancora maggiore, ma sempre una vertebra alla volta, srotolo dal coccige fino alla cervicale. Inspiro, sto spingendo bene coi polpastrelli delle mani. Lo faccio un'ultima volta, quindi inspiro, apro bene il cuore qui ed espiro, lentamente sciolgo. Da qui porto la fronte sul dorso delle mani, dondolo un po', destra e sinistra, con i talloni e respiro. Avviciniamo bene le nostre gambe, porto la guancia sinistra sul dorso della mano sinistra, faccio una bella rotazione col braccio destro indietro e cerco l'aggancio del mio piede destro dall'esterno. Da qui semplicemente lavoro per portare il tallone verso il gluteo. Variante semplice, mi basta rimanere qui, ho le ginocchia vicine tra loro, quindi non sono qui aperto ma ben teso, non ho il coccige sollevato ma spingo tutta la parte frontale del corpo a terra e lavoro qui su questa apertura dolce. Se voglio incrementare inizio a sollevarmi sull'avambraccio sinistro, come se stessi ripraticando la posizione della sfinge. Apro bene il petto in avanti, io sono molto vicina qui col tallone al gluteo, quindi in questo caso possiamo afferrare le dita del piede e provare a ruotare il gomito verso l'alto. Variante un po' più intensa, Kukutasana, il gallo. Due respiri, schiaccio sempre bene il bacino verso il tappetino. Se voglio incrementare ancora un po' di più la sensazione, pianto bene la mano a terra e posso anche estendere il braccio sinistro. Un respiro qui, riappoggio lentamente a terra, sciolgo la gamba piano piano e andiamo ad aprire il nostro braccio destro verso l'esterno. Qui ho la mano in linea con la spalla, non sono quindi né basso, altrimenti non lavorerò bene, né troppo alto. Una via di mezzo, quindi da qui mano sinistra a terra, poggio tutto il fianco destro a terra e ruoto sul mio fianco destro. Lentamente vado a scorrere col piede all'interno della coscia destra, con la mano sinistra vado a spingere il ginocchio verso l'esterno dolcemente. Faccio qualche respiro qui, sento la spalla destra che si apre, l'anca che inizia a rilassarsi. Chi vuole può provare a portare il piede poggiato indietro. Continuo a fare questa tensione del ginocchio verso il cielo. Variante ancora più difficile, vado a ruotare il braccio sinistro e lo porto dietro la schiena. Faccio due respironi profondi. Ovviamente più ruoterò sul fianco, più sentirò una bella apertura della spalla. Sciolgo il braccio sinistro,
Sciolgo lentamente la gamba e ritorno qui al centro. Mani sotto le spalle, di nuovo ripratichiamo il nostro Bhujangasana, il cobra, con o senza mattoncini. Per questa variante ve lo faccio vedere senza, altrimenti mattoncini sotto le mani. Da qui inspiro, Bhujangasana, apro e espiro, rilasso giù. Nello yoga Bhujangasana rappresenta la presa di consapevolezza di noi stessi. Quindi da un periodo buio, dalla terra, dal sottoterra, possiamo sempre trovare una via per salire verso la luce. Inspiro, apro e torno giù. Da qui l'avambraccio destro va a terra, guancia destra sul dorso della mano e vado a ruotare il braccio sinistro. Piego il ginocchio, afferro il piede e avvicino bene il tallone verso il gluteo. Tengo le ginocchia vicine e resto qui tutti i respiri di cui ho bisogno. Se voglio incrementare la sensazione, vado sull'avambraccio destro, apro il petto in questa variante della sfinge. Posso sempre incrementare qui, come prima, vado ad afferrare le dita dei piedi con la mano e ruoto il gomito verso il cielo. Cerco di non crollare col petto, col collo, ma forti bene qui. Mi aiuta a tenere il gomito vicino sotto la linea della spalla. Chi vuole può piantare bene la mano destra e spingere, stendere il braccio destro verso l'alto. Faccio un respiro ancora, con fierezza guardo in avanti. E poi riappoggio il braccio a terra, sciolgo la gamba, apro il braccio sinistro verso l'esterno, ruoto sul fianco sinistro e posso tranquillamente rimanere qui. Se voglio, porto la pianta del piede a contatto con la gamba sinistra, con la mano destra mi invito a questa apertura gentile. Se l'abbiamo praticato anche prima, provo anche qui, quindi col piede tocco terra e vado magari a ruotare anche il braccio destro dietro la zona lombare. Continuo a spingere il ginocchio verso l'alto, quindi non molliamo qui. Ruoto bene su tutto il fianco, la spalla destra apre, il cuore puntato verso il cielo. E lentamente sciolgo, torno al centro. Da qui, da Bhujangasana il cobra, inspiro, torno nella posizione di Balasana il bambino, espiro, resto 2 istanti qui, osservo l'apertura che ho creato nelle spalle, nella colonna, e al prossimo inspiro torno in quadrupedia, punto i piedi. Vado in Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù. Questa volta lo teniamo in posizione statica. Quindi avvicino bene il busto alle gambe, rilasso bene la testa, spingo il coccige verso l'alto e se ho bisogno ricordo che posso sempre tenere le ginocchia piegate. Un bel respirone ancora, i piedi sono larghi quanto i fianchi. E da qui vado a sollevare la gamba destra verso l'alto. Spingo bene il tallone verso il cielo, ruoto leggermente sotto il braccio destro, piego il ginocchio, porto il tallone verso il gluteo sinistro, il ginocchio va verso il cielo. Faccio un bel respiro profondo. E da qui lentamente torno in avanti, sposto il peso del corpo in avanti. Pianto il piede destro verso terra, ginocchio sinistro a terra, salgo nella posizione della luna crescente, Anjaneyasana. Inspiro, unisco i palmi delle mani sopra la testa. Braccia in Gomukhasana, il muso della mucca. Vado a piegare il gomito destro, porto la mano destra dietro le scapole, il braccio sinistro ruota. Si avvolge dietro la schiena piegando il gomito. Se non arrivo a toccare le mani, mi afferro la maglia, quello che riesco. Quindi,
è più importante stare con il cuore aperto piuttosto che agganciare le mani e chiudersi così incassati. Quindi apro bene il cuore e affondo ancora un po' di più nella posizione. Se riesco, aggancio e spingo bene il gomito indietro, il bacino verso terra. Lentamente sciolgo, porto le mani a terra e torno in Adho Mukha Svanasana, il cane a testa in giù. Pedalo un po' sul posto, tengo la posizione statica. Rifacciamo la stessa luna crescente dall'altro lato, quindi inspiro, la gamba sinistra sale verso l'alto, teniamo sempre il busto in direzione della coscia, tallone verso il gluteo destro e questo mi fa ruotare leggermente, il ginocchio punta verso l'alto, faccio un bell'inspiro profondo, poi stendo di nuovo la gamba destra, porto il peso del corpo in avanti, piede sinistro fra le mani. Ginocchio destro a terra, inspiro, Anjaneyasana. Anche qui vado a piegare il gomito sinistro, la mano cerca lo spazio fra le scapole, ruoto il braccio destro e aggancio le mani. Faccio un bel respirone. Qui è come se le mani stessero tirando in direzioni opposte, quindi tiro, apro bene il cuore e scendo verso il basso. Col bacino, non è necessario buttare indietro la testa, anzi tengo pure il mento verso il petto. I piedi sono su due binari diversi e sciolgo piano piano, mani a terra, torno in Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù. Faccio un bel respiro profondo, poggio le ginocchia a terra. E ripratico la mia sequenzina del cobra, quindi 8 punti, Ashtanga, mento, petto a terra, inspiro, Bhujangasana, cobra, espiro, Balasana, il bambino. Ci fermiamo qui. Inizio a divaricare bene le ginocchia verso i lati esterni del tappetino. Da qui separo leggermente i piedi e scivolo bene sempre con i glutei verso i talloni. Un bel respirone profondo e poi inizio lentamente a srotolare la colonna. Da qui mi basterà semplicemente puntare i piedi, sposto il coccige indietro e entro in Malasana, la posizione della ghirlanda. Unisco i palmi delle mani davanti al cuore e cerco di toccare terra con i talloni. Se non riesco ad avvicinarmi alla terra, separo ancora un po' di più la posizione dei piedi. I gomiti mi aiutano a spingere le ginocchia verso l'esterno, la schiena deve essere dritta. Se faccio fatica a stare in questa posizione, vi do un'alternativa. Prendo i miei mattoncini. Quindi, per chi ha i talloni molto sollevati, posso poggiare i talloni sui mattoncini e stare qui. Questo sicuramente mi aiuterà tantissimo a sentire la posizione più stabile. Se invece sono già a un livello intermedio, posso anche sedermi sul mattoncino. Quindi, tengo sempre i piedi in diagonale, talloni sotto la linea delle anche. Punte dei piedi rivolti verso l'esterno, la seduta sul mattoncino mi aiuta a percepire questa sensazione di colonna dritta e di bacino che si rilassa. Un respirone profondo, io lo vado a rimuovere. Possiamo anche provare magari a stare un po' sul mattoncino, a toglierlo dopo un po', posso dondolare un po' a destra e a sinistra. Da qui mi fermo, vado a stendere bene il braccio destro in diagonale e devo avere il ginocchio il più possibile vicino alla spalla. Questo braccio mi blocca il ginocchio dal cadere all'interno, quindi spingo forte il ginocchio destro verso l'esterno, la mano sinistra si porta sul ginocchio sinistro e vado in apertura. Quindi mentre spingo il ginocchio sinistro, il busto ruota verso il cielo.
le spalle rilassate lontane dalle orecchie, faccio un bel respiro e torno, unisco i palmi delle mani, allungo la colonna, apro il cuore e faccio cambio, quindi il braccio sinistro si apre in diagonale, avvicino la spalla all'interno del ginocchio e la mano destra prende il ginocchio destro, spingo bene il cuore verso l'alto, un bel respirone. Torno al centro, unisco i palmi delle mani, Malasana, inspiro, mani a terra, lentamente stendo le gambe, piedi paralleli, li avvicino fra loro, piego le ginocchia, mi afferro i gomiti, dondolo destra e sinistra, posizione di Ganesha. Rilasso tutta la colonna, lascio andare anche le braccia, piego le ginocchia e srotolo una vertebra alla volta verso l'alto. Tadasana, la montagna, palmi delle mani rivolti in avanti, piedi ben radicati e forti sul tappetino. Osservo come si sente il corpo dopo questa sequenza e vado da qui a fare un bell'inspiro, sollevo le braccia verso l'alto e espirando porto le mani sui fianchi. Avvicino i gomiti bene dietro la schiena, devo sentire le scapole che si avvicinano fra loro. Contraggo i glutei, vado a spingere dolcemente il bacino in avanti. Tengo pure sempre il mento verso il petto, le scapole bene vicine. Devo sentire come se avessi un filo che tira il cuore verso l'alto. Respiro qui, posso sempre piegare leggermente le ginocchia. Lentamente torno su. E vado a incrociare le dita delle mani dietro la schiena, ruoto le spalle indietro, piego le ginocchia, stacco bene le mani dai glutei, scendo in questa variante di Uttanasana, piegamento in avanti, porto il busto verso le cosce e lascio andare le braccia oltre la linea della testa. Se sento le spalle tanto tese, faccio tanti piccoli movimenti qui per sciogliere. Rilasso il collo, rilasso le braccia, rilasso le spalle, faccio un piccolo no con la testa e lentamente lascio andare anche le braccia, porto le mani sul tappetino e faccio di nuovo tanti passetti in avanti per tornare in Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù. Mi rilasso nella posizione, resto, posso fare anche qualche piccolo molleggio qui per portare sempre il busto vicino alle cosce il più possibile. E da qui lentamente riappoggio le ginocchia a terra. Faccio un bell'inspiro, posizione di Marjariasana, il gatto, dorso dei piedi a terra, espiro, punto i piedi, gobba. E da qui scivolo nuovamente in Ashtanga, gli 8 punti, espiro, inspiro, cobra, Bhujangasana, espirando rimango con la pancia a terra. Andiamo a praticare Shalabhasana, la posizione della locusta. Qui mi prendo il mio mattoncino e la proviamo in alcuni modi. Quindi la variante semplice, se ho le spalle tanto bloccate, vado a fare questo, porto la fronte sul tappetino, lascio tutto il corpo ben aderente a terra e qui quello che voglio fare è prendere il mattoncino con le mani, stendere le braccia in avanti e semplicemente lavoro sulle mie spalle senza staccare la fronte, senza staccare la parte frontale del corpo, sollevo il mattoncino il più possibile, inspiro. Poi espiro, lo riappoggio dolcemente a terra senza strattoni e vado ancora, quindi inspiro su e espiro giù. Ultimissima volta, inspiro e espiro. Al prossimo inspiro, vado a incrociare le dita delle mani dietro la schiena, ruoto le spalle indietro e apro il petto come se avessi una fune tra le mani, qualcuno che mi tira da dietro, quindi sollevo il cuore, mi riaggancio il microfono, sollevo il cuore qui e
e vado bene in apertura. Noto come se attivo la parte frontale del corpo, la posizione è molto più forte, molto più stabile. Poi lentamente ritorno giù col petto, tocco il tappetino con la fronte, sciolgo un istante, Bhujangasana nel cobra, inspiro, apro, sempre i gomiti piegati, espiro, torno giù. E chi vuole prova Shalabhasana completa, quindi incrocio le dita delle mani, ruoto le spalle indietro, stacco il petto, provo a sollevare anche le gambe, resto qui tre respiri. Le gambe sono belle tese, il cuore aperto, spingo bene con il coccige verso la terra, il pube verso il tappetino e riappoggio giù. Porto da qui le braccia di nuovo in allungamento in avanti. Proviamo a praticare la posizione di Natarajasana, lo Shiva danzante che di solito facciamo in piedi, qui con la pancia a terra sul tappetino. Quindi vado a unire pollice e indice nel Chin Mudra, gesto delle mani di connessione profonda tra l'io, il nostro io e ciò che ci circonda. Piego il ginocchio destro, con la mano destra, come abbiamo fatto all'inizio, afferro il piede. Quello che voglio fare qui è andare per gradi, quindi prima provo a sollevare il braccio sinistro verso l'alto, come se fossi in Shalabhasana alla locusta, poi posso provare a scalciare il piede verso il cielo e se riesco sollevo anche la gamba sinistra. Con fierezza guardo avanti, un bel respiro e poi riappoggio giù lentamente. Sciolgo, posso dondolare un po' con i talloni a destra e sinistra, palmi delle mani sollevati verso l'alto e vado a fare cambio, quindi unisco pollice e indice della mano destra con il braccio sinistro, aggancio il piede sinistro. Vado per gradi, sollevo il braccio destro, scalcio il piede sinistro verso l'alto e se riesco sollevo anche la gamba destra. Apro bene il cuore con fierezza, un bel respirone e lentamente torno giù, sciolgo. Mani sotto le spalle, dal nostro cobra Bhujangasana inspiro. Vado in Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù, espiro. Rimaniamo un istante qui, il cane a testa in giù è una posizione neutra che allinea la nostra colonna, allinea le nostre gambe, spingo il coccige verso l'alto, torno nel cane a tre zampe, sollevo la gamba destra verso l'alto, inspiro, sempre aprendo l'anca, ginocchio verso l'esterno. E porto questa volta il ginocchio destro dietro al polso destro. Mi preparo per la posizione del piccione. Ekha Pada Raja Kapotasana. La tibia scorre in avanti. Idealmente voglio portarla sul lato corto del tappetino. Se mi risulta difficile, tengo pure il tallone vicino. Vado da qui a scorrere dolcemente con la gamba sinistra indietro. Non devo necessariamente toccare terra, cerco di stare al centro nella posizione, quindi non mi siedo da un lato ma sono ben dritto. Prendo i miei mattoncini, li metto qui esattamente davanti a me e spingo bene il tappetino lontano, quindi sempre collo allungato, spalle lontane dalle orecchie. Controllo se sono ben allineato nella posizione. Resto tre respiri profondi. E da questa posizione bella attiva in cui stiamo aprendo il nostro cuore, ci lasciamo andare. Quindi possiamo scendere verso il basso con gli avambracci sui mattoncini e rimanere qui. Se sento tanto la posizione intensa rimango qui, altrimenti scivolo giù con il petto verso il tappetino.
Posso andare per gradi, quindi posso appoggiare la fronte sul mattoncino qui, oppure mi porto direttamente a terra. Sono tutte opzioni, non c'è fretta, non c'è giusto, non c'è sbagliato. Quello che è giusto è ciò che sentiamo giusto nel nostro corpo. Quindi il nostro corpo ci parla, impariamo ad ascoltarlo. Se qualcosa è troppo, lo rispettiamo in questo momento, va bene così. Ancora un bel respirone. E lentamente porto le mani sul tappetino, srotolo la colonna per sciogliere la posizione, punto il piede sinistro e cammino tallone punta in avanti. Do una piccola variante per chi pratica già da un po' e magari vuole sperimentare. Variante di questo Ekta Pada Raja Kapotasana, la sirena, però sulle tibie. Vado a scorrere con il piede in direzione del ginocchio. Quindi ho sempre le ginocchia che sono su due binari diversi. Prendo i miei mattoncini, parto pure così, e mi sollevo. Il primo step è quello di rimanere in equilibrio qui, in questa posizione. Se mi sento stabile, posso iniziare a ruotare, tengo pure il mattoncino con la mano destra, verso sinistra, mano su un fianco, ruoto, apro bene il busto. Se mi sento stabile, inizio a piegare il ginocchio sinistro, prendo il piede e lavoro da qui. Quindi porto il tallone verso il gluteo. Quello che posso fare in questa posizione è lentamente far scorrere il piede nell'incavo del gomito, quindi l'equilibrio qui è forte. Tengo sempre questa spinta della tibia destra verso terra, ruoto le braccia e provo ad aprirmi qui nella sirena. Faccio un bel respiro profondo. Se non riesco a completare la posizione, anche solo stare qui è tanta roba, quindi rimaniamo qui che va benissimo. Poi lentamente lascio andare la gamba sinistra, porto le mani a terra e vado nella posizione di Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù. Vado dall'altro lato, quindi sollevo la gamba sinistra, piego il ginocchio, tallone verso il gluteo, faccio un bel respirone qui nel bacino. E poi porto il ginocchio dietro il polso, entro nel mio piccione, quindi ruoto la tibia verso l'esterno, ginocchio destro a terra e lentamente scivolo verso il basso. Prendo i miei mattoncini che in questo caso mi aiutano a lavorare di più sull'apertura del cuore, quindi spingo bene i mattoncini lontani, stendo le braccia. Apro il petto, respiro. Cerco di ammorbidirmi qui nella posizione e poi lentamente inizio a scendere in avanti. Trovo magari la stessa opzione che ho scelto prima, altrimenti mi porto sempre in profondità. O magari un lato è diverso da un altro, quindi ho la necessità di fermarmi un po' prima da un lato, come sempre, come prima, mi rispetto e mi onoro. Stiamo qui qualche respiro, lasciamo andare tutte le tensioni del corpo. Rilasso le spalle, rilasso la testa. Lentamente porto le mani sul tappetino e srotolo la posizione. Quindi punto il piede destro, inizio ad avvicinarmi. Chi vuole riprova la sirena anche da qui. Quindi il piede si avvicina in direzione del ginocchio, inizio a salire qui nella posizione forte, stabile, fiero. E da qui devo trovare un punto
in cui la tibia destra riesce a, la tibia sinistra, scusate, riesce a spingere bene verso il tappetino e la colonna si allunga verso l'alto, perché se non spingo bene la gamba verso terra sono qui molle e sicuramente perdo l'equilibrio. Quindi già il fatto di spingere la terra lontana allunga bene la mia schiena verso l'alto. Quindi da qui posso prendere il piede, ruotare, stare tranquillamente in questa posizione. Posso anche all'inizio semplicemente abbracciarmi la tibia e stare qui, che va benissimo. Se ho il piede nell'incavo del gomito, sollevo l'avambraccio, ruoto con il busto, un bel cerchio grande col braccio sinistro e magari riesco ad agganciare, a chiudermi qui. Sempre con il cuore rivolto in avanti. Un bel respiro. E piano piano sciolgo, lascio andare. Mani a terra, ci prendiamo i mattoncini a portata e andiamo nel nostro ultimo balasana, posizione del bambino. Stendo bene le braccia, separo leggermente le ginocchia, porto il respiro nella zona lombare. E piano piano srotoliamo la colonna. Concludiamo la nostra pratica con un'ultima bella posizione di apertura del cuore, una delle mie preferite, Matsyasana, la posizione del pesce, con i mattoncini. Quindi vado a sedermi al centro del tappetino, il primo mattoncino lo porto in questo modo e andrà al centro sulle scapole, in appoggio sotto le scapole. Il secondo è semplicemente un cuscino. L'altezza dei mattoncini la teniamo così se pratichiamo la posizione per la prima volta. Per chi invece pratica già da un po', il mattoncino nella zona della schiena può anche sollevarsi leggermente. Quindi da qui vado a appoggiare, ve lo faccio vedere nella variante semplice prima, il primo mattoncino in supporto delle scapole, quindi devo sentire le ossicine delle scapole bene poggiate su. Quindi non sono né troppo alto né troppo basso, sennò qua mi dà fastidio la zona lombare e sopra non lavoro perché sono più sul collo che sulla schiena. Quindi zona dorsale poggiata e il secondo mattoncino, cuscinetto per la testa. Da qui uniamo la pianta dei piedi sul tappetino e apriamo le ginocchia verso l'esterno. Vi faccio vedere la seconda opzione. Quindi mattoncino sollevato più alto, in questo caso lo teniamo in verticale e andrà esattamente al centro delle scapole. Per chi ha problemi di cervicale, questo secondo mattoncino lo può sollevare ancora un po', altrimenti lo tengo piatto. Questa sarà la nostra posizione finale di rilassamento. Quello che voglio fare è sollevare le braccia verso l'alto, agganciare i gomiti e mi lascio andare con i gomiti oltre la linea della testa. Lentamente, se i gomiti toccano terra, molto bene, se i gomiti non toccano terra, è proprio su questo che stiamo lavorando. Quindi stiamo aprendo le spalle, aprendo il cuore, rilassando completamente la zona del bacino. Lascio andare ogni tensione. A volte questa posizione può risultare un po' fastidiosa perché è una bella apertura, se vogliamo, un po' forzata del cuore. Proviamo a chiederci come percepiamo questa posizione nel nostro corpo. Shavasana, posizione finale di rilassamento, è un modo che creiamo noi per abbandonare le tensioni del corpo. Quindi oggi vi invito a praticarla in questo modo, un po' alternativo, in Matsyasana, con variante di Baddha Konasana nelle gambe, posizione della farfalla o del ciabattino, che è una completa apertura del nostro cuore, del nostro corpo. Che cosa voglio lasciare andare? Che cosa ho portato invece di nuovo dentro di me con questa pratica, con questa energia? Mi congratulo con me stesso per essere qui a evolvermi in modo spirituale e a uscire dalla mia zona di comfort. Se rimaniamo
nella zona di comfort, nulla potrà mai accadere. Quindi a volte quello che dobbiamo fare è spegnere l'interruttore della mente e buttarci nelle situazioni, provare, osare. Consapevoli del fatto che si può sempre cambiare direzione, ma se non la intraprendiamo non lo potremo mai scoprire. Quindi in questo viaggio infinito di esplorazione resto in questa posizione tutto il tempo di cui ho bisogno e osservo questa spinta del mio cuore verso il cielo. A cosa voglio aprirmi? Cosa voglio accogliere qui, al mio interno? Qual è il mio sankalpa? Qual è il mio semino che germoglierà? E lentamente da qui sciolgo l'aggancio dei gomiti, incrocio le dita delle mani, stendo bene le braccia verso l'alto, mi do una bella stiracchiata e lentamente riappoggio gli avambracci a terra. Porto, magari anche con l'aiuto delle mani, le ginocchia vicine e per uscire dalla posizione qui, la prima cosa è portare il mento verso il petto mentre spingo con gli avambracci il tappetino. Quindi spingo, mi sollevo, mi lascio andare in posizione fetale sul fianco destro. Quindi lascio tutto il tempo al cuore che è a sinistra di espandersi verso l'alto. Io vi invito a rimanere qui tutto il tempo che vi serve. Quando è necessario, inizio a srotolare qui la colonna, una vertebra alla volta, con gli occhi chiusi, mi porto in posizione seduta qui sul tappetino. Quando ho la schiena dritta, posso portare il mento parallelo a terra e qui unisco le mie mani nel mio Anjali Mudra e cantiamo insieme la Om una volta. C'è un bel inspiro. Mani al centro delle sopracciglia, io onoro il divino che c'è in te, che in realtà è un riflesso di ciò che c'è dentro di me. E lentamente riapro gli occhi. Questo è il significato di Namaste. Grazie di cuore a tutti i yogis. Un abbraccio. Lasciatemi qui un commento per farmi sapere come vi siete sentiti al termine della pratica. Alla prossima.